Ciao a tutti, oggi vi insegnerò a fare il pan de muerto, un pane dolce molto conosciuto in Messico per festeggiare il giorno dei morti, che per le sue forme ha un vero e proprio significato. È un pane dolce che non può mancare, e per il suo sapore è buono da mangiare sempre, non solo il primo novembre. Iniziamo, in un recipiente piccolo mettiamo la metà del nostro latte, deve essere tiepido, e aggiungiamo il lievito fresco. Mescoliamo bene. Poi aggiungiamo un cucchiaio di farina e uno di zucchero e mescoliamo. Una volta ben mescolati, mettiamo in un posto caldo. Dopo, in un piano di lavoro, mettiamo la farina e facciamo un buco in mezzo e aggiungiamo l'uovo. Mescoliamo bene fino ad integrare bene la farina con l'uovo. Una volta ben mescolati, aggiungiamo il burro e integriamo bene. A questo punto aggiungiamo la vaniglia, il sale e lo zucchero. Mettiamo anche la scorza di un'arancia. E lavoriamo con le mani fino ad integrare tutto. A questo punto aggiungiamo il latte un po' per volta e continuiamo a lavorare con le mani. Una volta integrati tutti gli ingredienti, aggiungiamo il lievito fresco con il latte che abbiamo fatto prima. E così continuiamo a lavorare con le mani fino ad ottenere una pasta liscia e che non si appiccica più alle mani. E continuiamo così. Ci vogliono più o meno 15-20 minuti.
Dopo 15 o 20 minuti la nostra pasta è pronta e non si appiccica più. E così prendiamo la pasta, la mettiamo in un recipiente con un po' d'olio, la copriamo con un panno umido e la lasciamo crescere in un posto caldo. Una volta passata un'ora, un'ora e mezza, il nostro impasto ha lievitato. En un piano de lavoro enfarinato, cominciamo a lavorar. Poi cominciamo a formare le palline con le mani. Ci escono più o meno 6. Una volta formate le palline, prendiamo un po' di impasto e con le dita formiamo le ossa del nostro pan de muerto. E così facciamo 2 ossa per ogni pallina. Poi, con un po' di impasto, facciamo un'altra pallina piccola piccola e la mettiamo sopra. E così facciamo tutti i nostri pan de muerto. Mettiamo i pan de muertos in una teglia con carta forno. Una volta fatti tutti i nostri pan de muertos, li lasciamo riposare un'altra mezz'oretta. Una volta passata la mezz'oretta, mettiamo i pan de muertos nel forno a 180 gradi per 15 o 20 minuti. Tutto dipenderà dal vostro forno o fino a doratura desiderata. Una volta passati 15 o 20 minuti, il nostro pan de muerto è dorato ed è pronto. Appena sfornati i nostri pan de muerto, spegniamo con un po' di burro sciolto e dopo gli mettiamo un po' di zucchero sopra. E così facciamo tutti i nostri pan de muerto.
Sì, come risultato abbiamo i nostri pan de muerto, molto molto buoni. Guardate il risultato, a chiunque viene voglia di mangiarli. E così abbiamo fatto un'altra ricetta messicana. Se ti è piaciuto il mio video, lasciami il tuo mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Adios!